Siamo fermi un po' perché penso che ci siamo persi. Comunque, si riesce a vedere in lontananza un po' di terra e entrambi ci auguriamo che sia terra artica. Per il momento la conformazione della terra non è molto ben definita. Ma si vede un emerito cazzo, si vede una mazzi, si vedono delle torri, delle torri di ghiaccio, c'è ghiaccio in mare. Torri gelide, è una sorta di obelisco di Balzar? Non ci credo. Cioè, con i tuoi metodi, col tuo seguire il sole e cazzi in bocchi vari, sei riuscito realmente a raggiungere l'Artico? Non ci credo. Questo è puro, ma c'è proprio tu. Esistono i Kulirotti, tu praticamente sei il Super Saiyan di quarto livello dei Kulirotti, mamma mia. Che staff? Sì, sono sicuro, cioè, come vanno la situazione, hai avuto culo a trovare l'Artico, non pretenderai anche di avere il culo di non sfondare questa tabarca. E invece ci sei riuscita. Bravo. Ok, ho capito. Questo è un gameplay molto fortunato. E adesso dirigiamoci verso... Una curiosità, hai fatto quello che volevi, raggiungere l'Artico. Ma che vuoi, che cazzo vuoi fare? La soluzione migliore sarebbe qui, diciamo, vivere qua in mezzo a tutto questo mondo di ghiaccio. Può essere anche esteticamente carino. Però troppi punti in cui possono spawnare l'anima dei meglio morti loro, quindi ti consiglierei una zona un po' più pianeggiante, magari questa zona te la vai a esplorare con calma. Secondo momento, anche se sinceramente vedo che vuoi metterti a fare le palle qui. Ok, facciamo le palle, anzi mi faccio le palle, però la grafica artica non è niente male, è carina. Ghiaccio sospeso sull'acqua. Devo dire che anche la texture pack che hai installato e che ti piace un casino rende bella l'idea del ghiaccio. Ma no, non è male. Secondo me, a occhio e croce, ti converrebbe trovare un punto abbastanza rialzato per poterti orientare, in modo da capire più o meno se ci sono zone pianeggianti che puoi utilizzare per iniziare a costruirti una casa, anche se sinceramente in questa zona la vedo una tundra di neve, non ci stanno molte risorse in merito ad altro.
Sì, vabbè, ho capito, fai questo blocco di neve. Divertiti, bambino di 5 anni, certe volte proprio. Vabbè, abbiamo finito, possiamo continuare. Ok, allora, sì, mangiamo, che mi sa che questa zona consuma in fretta le energie. Allora, cerca di trovare un punto abbastanza alto e cerca di orientarti un po'. Vediamo un po' di trovare una zona relativamente adatta alla sopravvivenza umana in un gioco dove la fisica umana conta un beniamato cazzo. Ok, vediamo un po'. Riesci a orientarti? A me mi sa che sarà un casino, un vero incubo orientarsi in questo deserto di ghiaccio. Il gioco sta caricando molto molto lentamente, ma è servito abbastanza a farti individuare degli elementi che ti interessano. E infatti, da quello che è vero mi sbagliavo, le zucche riescono a crescere in questo clima freddo, quindi praticamente hai fatto bene a raccoglierle lungo il viaggio. Mi sa che torneranno molto utili. E se quello che penso è giusto, saranno molto utili non solo per essere fagocitate. Questo punto è meglio che te lo, in qualche modo te lo segni oppure lo rendi identificabile, perché mi sa che quel canyon ha molte cose da offrire, ma veramente molte. Quindi ti consiglio di fare una cosa, costruisci qualcosa di una segnalazione. Vedo che mi hai letto nel pensiero. Oppure ho letto il tuo, dipende. Non siamo gemelli, però possiamo avere capacità telepatiche. Ecco, attenzione a non romperti le ossa, se no guardate da che bella finita, perché il letto non lo abbiamo ancora piazzato, quindi spammeresti in culo al mondo. Cerca di rimanere integro almeno finché non spostiamo la casa, almeno siamo sicuri che quando crepi è là che torni. Sì, il classico obelisco che non ti preferito costruiscono per segnalare un po'. Ok, sempre sufficiente, mi devo mettere altre, magari devo diventare anche in altre direzioni, comunque è abbastanza alto. Magari ti consiglio, la prossima volta costruisci le scale, così magari è più pratico arrivarci sopra. Scusa, ma sono un po' stanco. Cosa, dove sono? Cazzo, sono già le 6.40. Guarda che io alle 7.30 c'è un appuntamento con quelle due brasiliane, quindi se permetti cerchiamo di fare in fretta, eh?
Guarda che io ti potrei anche portare anche a te, però il problema è che sempre una renna. E quelle sono troppo troie per minore, quindi quando sarai più grande occuparti. Ti presento certi ragazzi che ti faranno girare la testa di 360 gradi e ti faranno diventare l'uccello grosso come quello degli scolaggi. Ti preoccupare, questo server lo puoi usare quanto ti pare. Tanto ne ho altri 18, uno lo posso pure tenere per far giocare online mio fratellino. Che c'è di strano, scusa? Sono fidanzato, è vero. Ciò non toglie che finché non mi sposo mi posso permettere di divertirmi, no? Comunque, tieni presente che qui è molto più evidente che il sole sta tramontando, quindi la strategia è sempre la stessa. Bravo, costruisci un buco e piazzaci dentro finché non sorge nuovamente il sole. Ok, domani sarà una bella giornata, tutta dedicata all'esplorazione. Quindi, una volta che hai sistemato il letto e sei pronto, andiamo ai tuoi spettatori. Una buona notte.